Invece tema perché adesso andiamo un po' al 100%, eh? 100% Andiamo a tutto gas, elettrica, anche andiamo a se tutto gas, Cristina, una permettimi Maserati. un piccolo. Sì. Così, adesso noi presenteremo questo veicolo formidabile, faremo vedere tante cose belle, ma vorrei mandare il mio abbraccio agli Certo. amici della Motor Valley, la parte romagnola che è quella fondamentale. Quindi voglio salutare il motoclub Renzo Pasolini, voglio salutare il motoclub Misano Adriatico, voglio salutare il motoclub Monti Coralli di Faenza, voglio salutare il motoclub Paolo Tordi di Cesena, con i quali ci siamo sentiti in questi giorni, solo per piccoli messaggi di solidarietà, ma la Motor Valley siete voi, quindi vi aspettiamo diciamo, al più presto, ecco. Ecco, invece proprio, ha fatto benissimo anche noi all'inizio, proprio cerchiamo sempre di ricordare proprio quella tragedia che è avvenuta nella nostra bella Romagna, Bologna e nella nostra bella Romagna. E, dai, adesso però Sì, andiamo a adesso tutto andiamo gas con a una tutto gas e presentiamo un qualcosa di Maserati bello. elettrica. Eh certo, poi parleremo di questi temi, ovviamente la Esatto. decarbonizzazione e Motor Ci Valley, sono chiaramente. notizie, insomma, raccontaci un po' le ultime notizie Beh, proprio su guarda, questo allora, tema di innanzitutto emissioni zero. fatto un plauso alla Maserati per un semplice fatto. È l'unica casa, diciamo, nell'ambito della Motor Valley che si è già dato l'obiettivo nel 2030 di produrre solo veicoli elettrici. Tu sai che c'è un grosso dibattito sulla transizione ecologica, ovviamente sul Fit for 55, che sarà il grande traguardo delle emissioni zero, che dovrebbe rimettere a posto il nostro pianeta, che però va abbinato alla fine del consumo del suolo, perché ovviamente il suolo italiano è rimasto poco, è quello non occupato. Comunque questo è un grande tema. Chiaramente Maserati ha buttato diciamo un messaggio molto forte, perché è la prima casa italiana che ha già dichiarato che dal 2030 non produrrà più veicoli termici. Quindi la prima nata di questa evoluzione è un'avventura straordinaria, bellissima. Magari se riusciamo, Ecco, possiamo vediamo il servizio, vedere, vediamo il abbiamo servizio, proprio dai. un clippino che ti Sì, riguarda, guardiamolo dai. insieme. La scelta tecnologica della Maserati per il futuro è stata subito molto chiara. Dal 2030 la casa di Viale Ciro Menotti, del quale vi sto parlando, produrrà esclusivamente vetture in modalità elettrica. E si sta pensando ad un distacco dal gruppo Stellantis, con una quotazione separata in borsa, in modo da assicurare l'autonomia finanziaria per il credente e per farne il vero e unico rivale di Tesla, ma per una fascia di mercato più alta e più sportiva. Il primo modello di questa nuova era elettrica è stato presentato poche settimane fa. Si chiama Gran Turismo Folgore. La Maserati Gran Turismo Folgore è la prima vettura nella storia del tridente ad adottare un sistema di propulsione 100% elettrico a batteria. Il sistema di Folgore è basato su una tecnologia ad 800 volt ed è stato sviluppato con soluzioni tecniche d'avanguardia derivate dalla Formula E. Offre prestazioni di assoluto rilievo coniugate con il comfort e l'eleganza tipica del tridente, grazie ai tre potenti motori a magneti permanenti da 300 kW. La potenza sulla versione elettrica Folgore arriva nominalmente a oltre 1200 cavalli, grazie alla presenza dei tre motori, due sull'asse posteriore e uno sull'anteriore, da 407 cavalli, 300 kW. La potenza reale scaricata a terra sulle quattro ruote motrici arriva invece a 760 cavalli, con un picco di 830 cavalli. La prima elettrica Maserati dichiara un'autonomia di 450 km e può utilizzare prese fino a 270 kW. Il prezzo? 261.000 euro, praticamente come una piccola casa al mare. Cioè, Come una casa al praticamente mare. Qua il tema, regalata, vedi, è praticamente qui regalata, ma il sì, tema, il dai. tema. Allora, se vogliamo arrivare Fit for 55, bisogna che poi le macchine costino meno, perché ovviamente Cioè, sia una misura d'uomo, la diciamo così. Maserati ovviamente è un veicolo straordinario di lusso per un'elite Sì, certo. piccolissima, ma noi poveri esseri umani dobbiamo poter cambiare le nostre vetture ovviamente con dei prezzi differenti da quelli che vengono proposti ora per le vetture elettriche commercializzate. Tra l'altro, lei è stata tra le prime proprio a passare alla modalità ibrida, e io mi ricordo che dissi: ma Alessandra, ma cosa stai facendo? Cioè, cosa ti stai mettendo in Vedi come casa? era già avanti Invece no, lei. era già avanti. Il mondo femminile sta recependo moltissimo il messaggio della decarbonizzazione, del Fit for 55, ma le difficoltà adesso sono soprattutto di questo ordine, nel senso che oltre a creare la rete, chiaramente, che deve supportare i veicoli per quanto riguarda le ricariche, ma anche
anche l'alto costo dei veicoli. E quindi il grande tema sarà questo. Quindi non insieme, deferibile questo programma, però tu dici non deferibile e anche non ho sentito dei discorsi che a me non mi hanno convinto, anche proprio nella recente Modena Motor Valley, dove si cercherebbe di prorogare con carburanti sintetici, con carburanti biodiesel, altre cose. Penso che comunque se vogliamo salvare questo pianeta, e quello che sta succedendo purtroppo è un campanello d'allarme che è dovuto ovviamente anche ad eventi eccezionali, ma ovviamente occorre una presa di coscienza, come ha fatto lei, come hanno fatto tanti, e io ad esempio nel mio piccolo mi sto informando per mettere fotovoltaico nel mio studio, perché comunque bisogna che ognuno di noi faccia qualcosa, un piccolo passo, un piccolo sforzo. Certo. E poi chiaramente rimane la nostra anima di appassionati di motori, che non verrà mai meno, ma ci saranno altre modalità. Però come dici tu, in modo molto pratico, mi permetto di sottolinearlo, bisogna che però queste autovetture elettriche, che in teoria sono a emissione zero e fanno bene, bla 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 bla, per il nostro pianeta, costino, siano però acquistabili, perché sennò chi è che ce le compra, voglio dire? Assolutamente. Cioè, ce le comprano quelli che fanno le leggi, ci regalano la macchina. Io devo cambiare macchina perché la mia sicuramente adesso è un po' âgée, ma non la cambio assolutamente finché non, voglio dire. Fino al 2035 tu puoi ancora circolare, quindi in sostanza fino al 2035 puoi ancora circolare. Dopodiché l'importante è che io ci sia dal 2035, poi la macchina al massimo andrà in bici. Insomma, è molto chiaro il messaggio, però quello che deve essere molto presente in tutti noi, che tutti devono fare qualcosa. È giustissimo. Quindi senti, ma abbiamo fatto appunto riferimento a questo importante evento, Motor Valley Fest, eccetera, però risulta dai dati, insomma, che ci sia stato un importante calo di visitatori. Sì, guarda, quest'anno ovviamente il maltempo ha giocato un ruolo fondamentale, l'ho scritto anche io sul mio sito terradimotori.com, chiaramente il tema, la giornata sono state veramente molto brutte. Diciamo però che questo evento comincia a sentire un po' il peso degli anni, comincia a essere un po' noioso. Questo grande evento che si tiene, dove parlano tutta gente in giacca e cravatta, amministratori delegati, non è quello del motorsport. Cioè, ho citato prima i motoclub, ho citato prima ovviamente questa terra di motore che è legata soprattutto alle competizioni, perché il mondo della velocità, il mito della velocità è nato a Modena, e qualcuno ebbe la grande intuizione alla fine degli anni 90 di creare Modena Terra di Motori, l'evento che raggruppava tutto il meglio, girò addirittura René Arnoux con una Ferrari all'interno delle vie di Modena, per dare un messaggio molto chiaro. Il TRC tra l'altro utilizzò questa immagine come spot promozionale. E quindi quest'anno ha mancato completamente il legame con le competizioni. I piloti della Ferrari non si sono visti, i piloti della MotoGP è vero che erano impegnati, ma non si sono visti quelli della Superbike. Non c'è stato, diciamo, nessun evento catalizzante in grado di scatenare quei 100.000 visitatori, e noi eravamo allora, ahimè, i produttori televisivi di quell'evento, e furono giornate per Modena memorabili, diciamo, eravamo nel 2011. Dopodiché questo è diventato un evento sempre più burocratico, e poi diciamo la centralità di Modena ma anche un pochino allargata, perché la Motor Valley non siamo solo noi, la Motor Valley è anche Reggio Emilia, la Motor Valley è sicuramente Parma, dove c'è il Dallara e il Muner, che è la Motor Vehicle University of Emilia Romagna, che è la più importante del mondo, noi l'abbiamo visitata di recente. E sicuramente il prossimo anno, 2014, Modena-Bologna è il 110° anniversario della Maserati, quindi bisogna che questa cosa si espanda, e si espanda anche molto alle moto, perché senza moto non c'è motorsport, insomma, questo è il mio pensiero. Io ti stavo ascoltando e stavo però per un attimo, mi devi scusare, pensando all'immagine dell'Halle sulla sua Vespina. Guarda, mi è venuto questo flash, e una Vespa è ibrida, tu non ce l'hai. Proprio oggi pomeriggio riattiverò l'assicurazione della Vespa. Guarda, vedi, neanche senza neanche saperlo, questo flash perché pensavo l'assicuratore. Se la nostra motori, può andare su il tema una Vespa dei motori ibrida. Presente in tutti noi. No. Allora, scusa, dico una cosa politicamente non corretta. Io tanti anni fa mi sono gettata sull'ibrido con grande entusiasmo, ho tuttora un'altra macchina ibrida, mi piace da morire,
detesto le macchine totalmente elettriche, cioè proprio... È un passaggio no, ma dai, magari... Ma già questa cosa che poi bisogna caricarla, ma dove? Allora, già dobbiamo caricare di tutto, ci manca di dover caricare anche la macchina, questa... Poi su in casa non la porti a caricare, e poi no? Abbiamo notato da un po' di tempo che tu stai circolando per strada con la tua vettura e ti trovi davanti una vettura che non si sa perché... È 35 all'ora che frena continuamente per ricaricare, no? Frena e blocca... La batteria con freno, sì. Blocca la viabilità e tu dici, ma cosa, si sente male al telefono? E poi scopri che è una macchina elettrica e che quindi, che per non consumare la batteria, vai 35 all'ora in una strada dove il limite è di 70. È successo ieri a Reggio Emilia, nel sottopasso che porta l'alta velocità metropolitana. No, cioè frenando in modo scattoso, mi sembra di capire. No, frenano, perché così, diciamo, ovviamente il sistema di ricarico si smette in moto e quindi la batteria prende un po' di vita. Beh, diciamo che questo è un grande tema, ne parleremo sicuramente. Approfitto comunque di essere qui anche perché questo è un momento delicato, l'ho ricordato all'inizio, quindi ragazzi vi aspettiamo tutti 2-4 giugno, Misano Adriatico, World Superbike Round, non si può mancare assolutamente, perché sarà anche un momento per sostenere la Romagna, ovviamente far sentire tutto il calore che ovviamente la Romagna merita. Saranno 3 giorni di gare pazzesche. C'è un nostro pilota, un nostro beniamino, Nicolò Buliga, diciamolo, sì. Forte, che con la Ducati sta dominando il campionato. Spero che il papà Davide e tutta la famiglia lo senta. Sta dominando il campionato della World Supersport. E insomma, ci sono dei temi veramente molto importanti. È un momento in cui Misano deve trovare di nuovo la sua centralità, e lo so che lo troverà. E poi in attesa poi dell'8-10 settembre con la MotoGP, che sarà poi ovviamente il coronamento e forse anche la fine, speriamo, di questo incubo che stiamo vivendo. Però dico un'altra cosa politicamente non corretta. Non incitiamo troppo la gente a venire in Romagna, dove noi abbiamo casa, perché diventerà invivibile. Alessandro, con questo grande entusiasmo. Deve essere invivibile, perché i romagnoli hanno bisogno di guadagnare, di tirarsi su dai guai, come venite, noi col terremoto. Ma poco alla volta. Noi col terremoto abbiamo avuto un momento veramente critico, certo. E tante persone però si sono avvicinate. Ti ricordi, certo, la festa che fu fatta a Riccione in nostro onore? No, noi e poi i romagnoli ci hanno le aiutato iniziative, tantissimo. Il grandissimo concerto che venne fatto, ti ricordi, tu e Veronica intervistavate tutti i cantanti, i protagonisti. E bello che cantassero loro per un attimo. Avevo 11 anni di meno, ero tanto bella. sei bellissima. No, insomma, questi sono piccoli ricordi così. Però al momento ci devi vedere concentrati, quindi decarbonizzazione, niente consumo del suolo e tutti a Misano per le grandi gare remote. No, ovviamente il messaggio lo dicevano appunto anche nelle ultime interviste agli albergatori, più che mai esserci veramente in Romagna, nella parte del mare, però una Romagna che ha bisogno anche e soprattutto, posso dire, nell'entroterra, perché ovviamente quella parte poi però, chiaramente la presenza turistica aiuta più che mai a esserci nella meravigliosa Romagna, che ricordiamo è sempre pronta ad accogliere. Comunque si è visto anche dalla risposta dei volontari, arrivati da tutta Italia, pronti proprio per restituire questo grazie, questo sorriso che la Romagna sempre dà. È un territorio straordinario, è un territorio che ovviamente è l'essenza stessa, l'ha detto il grandissimo scrittore napoletano De Giovanni, la gente più gentile e più generosa d'Italia, quindi non si può non essere in questo momento diciamo tesi verso un aiuto verso la Romagna. Grazie davvero ragazzi, buon lavoro come sempre, grazie per essere stati con noi. Grazie a te Cristina. A te Cristina, ciao.